Vediamo, sembro live, sembro live. Vediamo se anche a me Facebook fa come con i creator seri che mi fa monetizzare il video. No, vabbè. Ok, quindi lui non mi fa monetizzare niente. Peccato, sarebbe stato carino. Allora. Metto full screen, tolgo l'audio. Ok, ci sono. Allora, qua oggi però mi sa che ormai non è più tempo di allenamenti live. Mi sa che non è più tempo di allenamenti live perché non c'è più un'anima che si collega. Ormai è finito il lockdown, tutti fuori in giro, tutti fuori ad allenarsi a correre per strada. Ok, io comunque l'allenamento core oggi lo faccio uguale. Oggi faccio l'allenamento core, si lavora sul... Guardate che capelli che ho. Si lavora sul corsetto addominale e domenica scorsa sono andato a fare una bella corsetta, un bel trail di una trentina di chilometri qua dietro a casa dove ci sono il parco dei Castelli Romani. È stato bello, molto bello. È stato molto bello perché dopo 70 giorni praticamente che non andavo a correre in un bosco, ho potuto sfogarmi appieno con 4 ore di corsa su e giù per varie salite e discese, con un paesaggio comunque stupendo perché ieri c'era una visibilità che si vedeva tutto il Circeo, si vedevano tutte le isole Ponziane. Il mare a vista d'occhio, panorama veramente, panorama eccezionale. La cosa che mi ha colpito è che tutti gli allenamenti fatti in questi 2 mesi sono stati eccezionali perché, comunque a livello di forza, a livello di... Oh, ciao Letizia. Che bel taglio, eh sì, questo è il taglio da rifugiato, perché a livello di forza c'era tutto, le gambe hanno tenuto, la schiena ha tenuto, le caviglie hanno tenuto, l'endurance c'era comunque gli ultimi chilometri, sotto i 5 a chilometro, dopo 4 ore di corsa per le montagne. È stato una buona prova e quindi questi giorni comunque sì, continuerò ad allenarmi, a continuare il modello di esercizi che ho predisposto. Il potenziamento per il lockdown, dove andrò però ad inserire anche la componente endurance, la componente di allenamento specifico della corsa, cosa che ovviamente è mancata in tutti questi giorni. Oggi, poi oggi comunque sto benissimo, non ho nessun tipo di affaticamento muscolare, non ho dolori, nonostante le discese. No, nonostante le discese a tutta velocità, ecco, le gambe stanno bene, i quadricipiti
nonostante le contrazioni, le forti contrazioni eccentriche stanno bene. Questo è tutto merito della mia amata Plio Box, della scatola di legno dove abbiamo fatto per tante sere come si chiamano, i salti. Oddio, non mi viene il termine, vabbè, comunque avete capito, sia i salti in alto, lo step up, non mi veniva il termine, sia lo step up che il drop jump, ciao Ilaria, sono tutti esercizi a secco, però propedeutici alla corsa. Nei giorni scorsi mi avete visto al lago, però il lago è pieno di pappataci che mi hanno devastato le gambe, facendomi anche venire la febbre, e quindi al lago non ci vado più ad allenarmi, non andrò più ad allenarmi al bagnasciuga, ma andrò a farmi le belle corse sul lungolago o come il trampolino per andare verso su i miei monti, verso Monte Cavo e verso i Monti dei Castelli. Allora, bando alle ciance, basta introduzione. Oggi ho fatto un altro allenamento di potenziamento. Tutti gli allenamenti di potenziamento che sto inserendo sono full body corti, veloci, che vanno dai 20 ai 40 minuti. Fatti tutti i giorni permettono di avere un buon condizionamento muscolare, un buon livello di forza e soprattutto vanno bene per che possano essere inserite con allenamenti di corsa. Quindi allenamenti di potenziamento a secco più allenamento di corsa diventano un allenamento bigiornaliero perfetto che richiede poco tempo e dà un'ottima condizione di forma. Quindi oggi ho fatto un allenamento di forza con le kettlebell. Questa sera facciamo un allenamento di funzionale e un allenamento per il core, per il corsetto addominale. Facciamo un po' di addominali. E poi successivamente andrò a farmi una quarantina di minuti a ritmo ipolitico molto basso, e andrò a fare probabilmente un'ora, 40 minuti, un'ora, non so, adesso vediamo quanto, per riprendere un po' con l'endurance e capillarizzazione. Quindi, ok, possiamo iniziare. Allora, visto che non mi piace fare gli allenamenti senza musica, ho creato un sottofondo di musica epica ah no, questa era House. Ah no, ok, quell'altro non l'ho ancora pubblicato. Comunque metterò su un po' di musica di sottofondo per gli allenamenti. Per l'allenamento di questa sera faremo un circuito, un circuito intervallato, vediamo da quanto l'ho fatto che non mi ricordo. Ok, sono 45 secondi di lavoro e 15 secondi di riposo. Per 26 set, quindi faremo 26 esercizi. Non sono tanti, sono 26 minuti di lavoro, 26 di minuti di lavoro intensi, dove andremo a lavorare con addominali e con tutto il corsetto addominale. Ok, la metto su la musica e iniziamo un po' di riscaldamento. Questa è la mia composizione. Starting your Tabata workout. Get ready.
Allora, iniziamo 5 minuti di riscaldamento. Corsetta sul posto. Skip. Calciata dietro. Jumping jack. Corsa sul posto. Squat. Affondo avanti. Corsa sul posto. Squat, contorsione. Corsa sul posto. Affondo avanti, contorsione. Torsione più ampia. Corsa sul posto. Ok, ora iniziamo con
l'allenamento. Ok, allora prendete il tappetino. Non so se avete visto la kettlebell che ho usato oggi, la differenza tra queste due, oltre al peso, che non è neanche tanta la differenza di peso, perché questa è da 16 kg e questa è da 12, però questa è una ghiria tradizionale con le corna, dove la dimensione della palla è strettamente legata al peso. Questi sono 12 kg di ghisa. Questa invece è una kettlebell hollow, come si chiama, o viene chiamata anche olimpica, che ha una forma e una dimensione che è uguale qualsiasi sia il peso. Quindi quando vedete qualcuno che alza queste palle enormi di acciaio, è di acciaio al posto della ghisa, magari vedete qualcuno che la alza con una estrema disinvoltura, è perché anche quelle da 8 kg sono grandi così, come quelle da 40 kg. La differenza sta nella costruzione qui dentro, che hanno uno spessore, ovviamente questa è chiusa, però vengono costruite con uno spessore più o meno largo a seconda del peso a cui devono arrivare. Hanno un'impugnatura larga che permette una presa una presa molto più agevole rispetto alle ghirie tradizionali. Ad esempio, con quella non riesco ad avere a entrare bene con tutto il palmo, con questa sì, riesco ad appoggiare bene il manico senza che poi la palla mi sbatta sulle ossa o si appoggi sulle ossa. E questa è ovviamente, più è pratica e più costa. Però è interessante provarle tutte e due, proprio perché cambia proprio il metodo di utilizzo. Di poco, però cambia, si sente la diversa impugnatura, si sente il diverso equilibrio dei pesi. Curioso, ecco, come poco nel cambiamento della forma cambia, però molto nel sentire il peso. Ok, quindi dopo questa piccola introduzione andiamo a fare la nostra bella routine. Allora, iniziamo. Allora, il workout è 15 secondi lavoro, 45 secondi lavoro, 15 secondi pausa. Iniziamo con un plank. Man mano che si va avanti vi dico gli esercizi. Ok. Allora, vediamo. Qua vibra tutto. Ok, plank. Plank statico. Ah.
Ora Renegade, ci alziamo e scendiamo. Sinistro uguale, ok? Vai. Plank laterale, dinamico, no, prima statico, così andiamo ad attivare bene la muscolatura. Cambio, altro lato. Forza. Forza. Come avevo detto, la colonna sonora è originale, eh? Quindi che Facebook non gli saltasse in mente di lamentarsi. Plank dinamico, sempre laterale. Forza. Altro lato. Ok, crunch,
Crunch, vi ricordate, sì? Facciamo rise up. Dai. Pull up. Exercise. Sit up, scusate. Poi obliqui, andiamo a toccare prima il tallone destro, poi il tallone sinistro. Vai. Ora entrambi i talloni. O le caviglie. Ok, ci siamo. Superman.
facendo questo movimento. Ora andiamo a toccare le caviglie. Pronti? Via! Spider-Man. Lo conoscete, no? Vai. Ora plank, braccia tese con tocco alternato delle spalle. Un attimo, mi metto su un po' la musica. Alzata gamba e braccio opposto. Aspettate che non ci sto. Non ci sto neanche qua.
Ok, ora andiamo a spingere un po' sui glutei. Quante glutei? Distendiamo un po' le gambe e appoggiamo sui talloni e facciamo lo stesso esercizio andando a lavorare con i femorali posteriori. Ora ci mettiamo in quadrupedia e alziamo in modo alternato le braccia. Giriamo sempre in quadrupedia, gambe, piedi e braccia alzate, no alzate, appoggiate a terra, ginocchia alzate. I piedi, squat,
Ora a fondo incrociato. Di nuovo crunch. Andando a toccare le caviglie. Cross. Ok. Forza. Ancora un altro plank laterale, cioè plank con torsione laterale. L'ultimo, abbiamo finito. Plank statico.
Direi che abbiamo finito. Victory! Ci siamo fatti 26 minuti di allenamento continuo sul corsetto addominale. Direi che abbiamo dato parecchio. Allora, io adesso vado a farmi una... già basta? Cos'è quella lacrima? Io adesso andrò a farmi una bella corsetta lipolitica, quindi rimanendo sul 60% più o meno della VO2 Max, molto molto leggera, per andare a lavorare un po' sulla capillarizzazione, sull'utilizzo degli acidi grassi. Non è una corsa di dimagrimento, è una corsa per la potenza lipidica, che se vi interessa scrivetemi le vostre domande e vi rispondo, vi spiego un po' cosa sono questi termini tecnici. Inoltre, se volete una sessione, fare delle sessioni di allenamento personalizzate, e mandatemi un messaggio, possiamo organizzare un'attività su Zoom, un 40 minuti, un'oretta, dove possiamo allenarci insieme. Vi posso dare indicazioni su come fare gli esercizi in base anche a quelle che sono le vostre esigenze, le vostre particolarità. E ok, vi saluto per questa sera. Esercizi di allungamento li farò alla fine della mia sessione di allenamento. Ormai li conoscete quali sono i miei, non saltateli perché sono comunque importanti. E ci vediamo alla prossima diretta. Ciao!